Allora, 31 gennaio 2024, inizia la lezione. Mettete muto, grazie per Kavod Rav Arbib. Ok, va bene. Allora, l'argomento sono i Nedarim, cioè sono i voti, perché nella parasha di Ki Tzeh, che è quella che stiamo studiando, a un certo punto si parla di voti. La domanda che ci porremmo è qual è l'atteggiamento della tradizione ebraica nei confronti dei voti? Voti. Voti, voti. Ora, prima vediamo come se ne parla e poi vediamo in realtà, vedremo due opinioni molto diverse sull'argomento. Ok, comunque, allora, di voti si parla nella Torah in due parti, se ne parla nella Parashah di Matot, alla fine del libro di Bamidbar, e nella Parashah di Ki Tzeh, che è quella che stiamo studiando. Noi non vedremo Matot, però faremo qualche riferimento a quello che è detto. La differenza normalmente, secondo i commentatori, la differenza fra i voti in Matot e i voti in Ki Tzeh dovrebbe essere questa, che i voti in Matot sono voti, cioè impegni, a non fare qualcosa. Okay. L'astenersi dal fare qualcosa, quello che si chiama nel linguaggio dei Chachamim, Shev Ve'Al-Tase, stai fermo e non fare. Quindi mi impegno a non fare una certa cosa, mi impegno che ne so, mi impegno a non attraversare la strada quando c'è il semaforo rosso. Ok, questo è un voto che posso fare, mi fermo e non faccio. Ok? Questo è un voto che troviamo in Parashah di Matot. Nella Parashah di Ki Tzeh, secondo la stragrande maggioranza dei commentatori, invece il voto è in cum vease. Cum vease vuol dire è una cosa che noi ci prendiamo l'impegno di fare, non di non fare, ma di fare. Esempio classico del cum vease è la tzedakah. Il voto che io faccio di dare dei soldi in tzedakah, di aiutare una persona, eccetera, eccetera, questo è un voto cum vease, in cui io mi impegno a fare qualcosa, non a non fare, non a prendermi l'impegno a non fare qualcosa. Ora, per prima cosa leggiamo quello che viene detto. Ve lo traduco. Kitidor neder Hashem Elokecha, lo teacher leshalemo. Quando farai un voto al Signore tuo Dio, non ritardare a pagarlo. Kidroshi drashen Hashem Elokecha Meimach, perché Dio lo cercherà da te, cioè ti chiederà conto del voto che hai fatto. Ve'yabechachet, avrai un peccato, cioè se tu non paghi, se tu prendi un impegno e quell'impegno non lo rispetti, c'è un peccato, c'è una trasgressione che stai facendo. Tra parentesi, questo è il motivo per cui, per esempio, si usa pagare tutti, per esempio, le offerte che si fanno al tempio, che sono anche quelli dei voti. Se io faccio, vado al Sefer e faccio un'offerta, quello è un voto, anche se normalmente per evitare problemi si fa dire alla persona bli neder, si fa dire alla persona che lo fa senza un voto, però quello in realtà è un voto. C'è l'uso che prima di Kippur o prima di Rosh Hashanah si paghino tutte le offerte, proprio per non trasgredire questa regola che è l'ote acher leshalemo, non ritardare a pagarlo. Se ritardi a pagarlo, vai a bechachet, ci sarà, avrai un peccato. Questo è quello che dice qui all'inizio. Vetikit echdal lindoro, lo yeh bechachet. Se invece ti asterrai dal fare un voto, non avrai nessun peccato. Poi continua dicendo: Mozza sefatecha tishmo ve'asita, ciò che esce dalla tua bocca, dalle tue labbra, osserverai e farai, kasher nadaret l'Hashem Elokecha nedavah, come hai fatto un voto, hai preso l'impegno di fare un'offerta volontaria al Signore tuo Dio, asher dibarta ve'fiho, come hai detto con la tua bocca.
Insomma, praticamente, cosa dice qui? Dice due cose sostanzialmente. Uno, i voti nel momento in cui li fai, devi affrettarti a metterli in pratica. Se hai fatto un voto di dare tzedakah, devi affrettarti a dare tzedakah. Come del resto, se hai fatto un voto di altro tipo, anche questo devi affrettarti a farlo. La seconda cosa è che puoi non farli. La seconda cosa che qui viene detto è che tu puoi decidere di non fare nessun voto. Non è un obbligo fare un voto, non c'è nessun obbligo di fare un voto, ma qui viene sottolineato non solo che non c'è l'obbligo, ma che se non fai i voti non avrai nessun peccato, quindi non li fare, a questo punto non hai nessun peccato. Se anche, che ne so, non la tzedakah non è un buon esempio da questo punto di vista, perché la tzedakah è un dovere, non è soltanto un voto, la tzedakah è una mitzvah. Io ho la mitzvah di fare tzedakah, quindi no, se dire che se non faccio il voto di fare tzedakah e non la faccio, non ho commesso nessuna colpa, non è vero, perché in realtà io ho l'obbligo di fare tzedakah, ho un dovere di fare tzedakah. Ma per esempio, uno dei voti possibili è quello di fare il cosiddetto, puoi fare un Korban Nedavah. Korban Nedavah è questo: noi abbiamo una serie di sacrifici che sono obbligatori nella Torah, sei sacrifici che vengono prescritti dalla Torah. Dopodiché c'è la possibilità di fare un sacrificio volontario. Ora, se io decido di non fare nessun sacrificio volontario, non ho commesso nessuna trasgressione. Se io non faccio mai un sacrificio volontario, non ho commesso nessuna trasgressione. Okay? Questo vale anche, per esempio, per la tefillah. Noi abbiamo delle tefillot che sono obbligatorie. Shachrit, Mincha sono tefillot obbligatorie. Posso teoricamente fare una tefillah in più, anche due, anche tre. Io posso aggiungere delle tefillot. È libero. Io posso aggiungere una tefillat nedavah, si chiama tefillat nedavah. Aggiungere tefillot vuol dire, posso aggiungere la, che ne so, leggendo dei Milmoret Teilim, no? Ok. Oppure posso aggiungere proprio una midah in più, fare una tefillah vera e propria in più. Posso farlo. Posso farlo. Posso anche non farlo. Non c'è un obbligo di farlo, e quindi se non lo faccio, se io in tutta la mia vita non ho mai fatto una tefillat nedavah, se io in tutta la mia vita non ho mai letto un Mismor Teilim di nedavah, non ho commesso nessuna colpa. Non ho commesso nessuna colpa, perché in realtà è volontaria la cosa. Ora, questo è quello che dice il testo. Quello che voglio portarvi è come viene commentato questo testo. E in particolare quello che vi porto è il commento di Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, a questo testo. Riprenderò alcune cose di quelle che dice Ramban. Allora, dice Ramban, tanto a cominciare, dice: perché una persona in genere fa Nedarim? Perché una persona in genere fa voti? E dice che i voti in genere sono un modo per stimolare le mitzvot. Allora, teoricamente, ripeto, io posso fare tzedakah. Okay. Prendiamo l'esempio della tzedakah. Io faccio tzedakah perché la tzedakah è una mitzvah. Faccio tzedakah, do dei soldi ai poveri, do dei soldi a istituzioni benefiche, eccetera, eccetera. Questa è la tzedakah. Che senso ha che io faccia il voto di fare tzedakah? Perché io devo fare un voto di fare tzedakah? Perché io devo dire, io voglio, domani mi impegno che fra un mese darò 20 euro in tzedakah. Ok. Perché devo dire una cosa del genere? Per stimolare me stesso a farlo. Per indurre me stesso a farlo. Mi prendo un impegno in modo che, se non lo prendo, magari me lo dimentico, non mi passa di mente, non ci penso, non lo faccio. E allora il fatto di fare un voto mi mesareser in ebraico, non so come tradurlo, mi sollecita. Ecco, è una sollecitazione a fare una certa cosa.
Allora, cosa dice Rambam? Allora, Rambam dice che il voto è in realtà una sollecitazione a fare qualcosa e quindi teoricamente è una cosa assolutamente positiva. Io sollecito me stesso a fare una certa cosa. Sollecito, che ne so, prendo il voto di andare a visitare un malato. Io il martedì lo dedico a visitare i malati. Faccio un voto di questo genere qua. Ok. Visitare i malati è una mitzvah. Posso farlo anche senza fare voti, non c'è bisogno di prendere l'impegno. Anche lì è un modo di, in qualche modo, costringermi a farlo, indurmi a farlo. E Amman dice, sì, no, questo dice Amman che è una delle motivazioni del voto. E Amman dice anche questo. Di stare attenti. Di stare attenti, Ishamer bin Darecha. Perché? Perché in Tidoro, Tavo Lidechet Imlot Eshalem. Se tu fai un voto, se non paghi il voto, arrivi a commettere un peccato. E se non metti in pratica il voto, se non mantieni il voto, tu commetti il peccato. Esatto. Ve imlotid dor, mentre se non fai nessun voto, lotim tzachet, non c'è nessun peccato. Afilu lo takriv korban kol yamecha lo yebechachet. Anche se tu non porterai nessun sacrificio, neanche una volta nella tua vita, oppure nel caso nostro in cui non ci sono i sacrifici, non farai mai una tefillah in più di nedarà, non avrai nessun peccato. Quindi il fatto di non farlo non ti fa fare nessun peccato. Il fatto di farlo ti può portare a fare un peccato. E Ok? quello che non fa Ok. peccato diventa Che peccato. cosa? Se uno che non aiuta mai, che non fa No, niente. no, una cosa, sono due cose diverse. Un secondo, sono due cose, adesso spiego. In Ken, Tishmo Mozza Sefatecha. Quindi, cosa dice Rambam? Stai attento a quello che fai uscire dalle tue labbra. Quello che devi far uscire dalle tue labbra è importante. Quindi, quando ti prendi un impegno, è importante il primo impegno. Quindi, piuttosto non prenderlo, piuttosto che prendere un impegno e non rispettarlo, non prenderlo. Ok. Allora, quello che chiedeva Anna. Attenzione, questo non significa che io posso passare la vita senza fare mai tzedakah. Questo chiaramente è una colpa, sia ben chiaro. Quindi certamente è una colpa. Però l'esempio, il secondo esempio invece non è una colpa. Secondo esempio, io passo la vita senza dire mai una tefillah di nedarà. Io dico shachrit, mincha e arvit, però non dico mai una tefillah in più. Non leggo mai un Mizmor Tehillim come tefillah in più. Non lo faccio mai. Ora, posso dire se è bello o brutto, ma non faccio un peccato. Però Non c'è un peccato. Non c'è un peccato in una cosa del genere. In una cosa del genere non c'è un peccato. Dopodiché, il problema non è fare o non fare la cosa, ma il problema è prendersi l'impegno a farlo, che è una cosa diversa. Non è soltanto io posso fare la cosa senza prendermi l'impegno, senza mettermi a dire io farò questo, ok? Io farò questo, ok? Io posso non quando vado a Sefer fare un'offerta qualsiasi dire matalà, senza dire una cifra, dopodiché la cifra la do. Dopodiché la cifra la do, non è questo. Però nello stesso tempo non ho preso l'impegno. Questo vale moltissimo per me. Perché non vi dico qual è il mio problema. L'offerta serve. non riesce a dire di no a No, nessuno. l'offerta serve. Io faccio un'offerta, per esempio, faccio un'offerta nella mia testa, non la dichiaro. Il giorno di Kippur. Ok, il giorno di Kippur faccio consistente. La faccio nella mia testa, non dico di Matanà, comunque lo faccio nella mia testa, faccio l'offerta. Qual è il problema? Che poi durante l'anno comincio a pagare questa offerta. Sapete qual è il problema? Che non mi ricordo se ho pagato o non ho pagato.
Ogni volta non ricordo se ho pagato o non ho pagato, che significa che l'offerta la pago 3-4 volte, perché ogni volta mi dimentico, mi ricordo di aver pagato qualcosa, ma non mi ricordo quanto. E quindi non me lo segno, e quindi ogni volta c'è questo problema di aver fatto un'offerta, nella mia testa non l'ho specificata, però in realtà non mi ricordo quello che ho detto. E quindi il problema c'è. Se non avessi fatto l'offerta, a quel punto do quello che mi pare, in ogni momento, in un momento, in vari momenti dell'anno. No, non lo è. No, non lo è. No, non lo è. Allora, non lo è. Però io lo considero tale, diciamo così. Non lo è perché non ho esplicitato, ma nella mia mente sì lo è. Ok. Comunque, ripeto. Ok. Comunque, quello che dice Rambam qua. Rambam non dice, non dà un giudizio sui voti, non dice se fare i voti è una bella cosa o una brutta. Ti dice qual è il pericolo. Il pericolo è che tu faccia un voto e poi non osservi l'impegno, non mantieni l'impegno. Questo è il pericolo. E nel momento in cui non mantieni l'impegno, l'impegno è grave. È grave perché è un peccato. Questo è quello che dice Rambam. Però in realtà Rambam poi dice una cosa molto più ampia in un altro punto. E attenzione, su cosa si basa la cosa molto più ampia? Sui voti. Okay. Ed è quella che ci interessa forse di più. Si basa su un passo del Coelet. Un passo del Coelet è quello che viene chiamato Ecclesiaste, è una delle Hamesh Megillot, è una delle cinque Megillot. Vi dico cosa dice il Coelet sui voti. Qual è, dice questo? Capitolo 5, versi 3, 4 e 5 del Coelet. Kasher tiddor neder l'Elohim. Quando fai un voto a Dio. Al teacher shalemo. Non ritardare a pagare. E fino a qui siamo a quello che diceva prima. Però il Coelet aggiunge qualcosa. Ki en chepetz baksilim. Perché Dio non ama gli stupidi. Ok, attenzione. Non abbia, no, veramente non dice un'ama. Dio non desidera gli stupidi. Sì, è questo. E trascenti do shalem, quello che hai preso l'impegno, quello per cui hai fatto il voto, paga. Tov asher lo ti do, è meglio che tu non faccia un voto, misceti do velo te shalem, piuttosto che fare un voto e non pagare. Alti ten et picha Lachati et besarecha. Non dare, non fare in modo che la tua bocca faccia peccare o faccia deviare, per lachati potrebbe dire anche deviare, la tua carne. Al tomar lifnei ha-malach, non dire davanti all'angelo, e qui si intende l'angelo che viene a punirti, kishegagai, che è stato un errore. Lamma iktsof Elohim al kolecha, perché Dio deve arrabbiarsi per la tua voce, per quello che hai espresso con la tua voce. Allora, che cosa secondo Ramban dice il Coelet? Che cosa sta dicendo qui il Coelet? E ve lo leggo. Shen chefetz bakesilim, che Dio non ha desiderio degli stupidi, non ama gli stupidi, insomma. Ahoshvim la asot mitzvah. Chi sono i chesidim? Chi sono questi stupidi di cui parla? Persone che pensano di fare una mitzvah. Veloi achshavu belibam. E non pensano, nel momento in cui fanno questo voto, loro pensano facendo il voto di fare una mitzvah. Perché pensano di fare una mitzvah? Perché questo è un modo di sollecitarli a farla. Bene? Ve lo yachshavu belibam, ma non pensano in quel momento. Ulai. Lo timzaia di lashlin kolel. Forse non trovo la possibilità di mantenerlo. Forse non avrò la possibilità di metterlo in pratica. Aval yachshav, ki haratzon asher yahayalo be'et nidro yachshav le'lo tova. Ma pensa che la volontà che aveva nel momento in cui ha fatto il voto sia considerata comunque buona. E
E non dire davanti al malasso, non dire davanti all'angelo che viene a punirti, che Shagagai è uno sbaglio, che è un errore. Shotar Bebendarim, non fare troppi voti. Ok. Allora, qual è il tipo di ragionamento con cui si deve prendere Amman? Amman dice, allora, io faccio un voto. Faccio un voto con ottime intenzioni. L'intenzione è di sollecitarmi a fare una certa cosa. Per fare un esempio divertente di voto. Faccio un voto per sollecitarmi a fare questa cosa. Nessuno mi obbliga, però lo faccio. Dopodiché lo faccio in maniera imprudente. Decido, faccio, prendo l'impegno di dare 10.000 euro in tzedakah. Ho preso un impegno di questo genere qui. Dopodiché non c'ho i soldi. Ok, dopodiché non ho i soldi per farlo. Oppure ho preso degli altri impegni nel frattempo, ho investito i soldi e cose di questo genere. Allora, cosa dico io? Attenzione. Cosa dico dentro me stesso? Dico, vabbè. D'accordo, è successo. È successo che non ho la possibilità di farlo. È successo che sono capitate circostanze che vanno al di là della mia volontà. È successo che in questo momento non ho più voglia di prendere sacrificare una cifra così grande. Però Dio dovrebbe considerare le mie buone intenzioni. Dovrebbe considerare le mie buone intenzioni. Dovrebbe considerare che sì. Ho commesso un errore, non l'ho fatto, però dovrebbe considerare che avevo la buona volontà. E questo dovrebbe essere un merito. Risposta: no, non è un merito. Non è un merito. Perché nel momento in cui tu prendi un impegno, pensaci, non lo considerare un merito. Questo non è un merito perché sei un xil, sei uno stupido. Sei uno stupido che ha detto delle parole senza pensare alle parole che dici. Quindi tu stai facendo una stupidaggine. Non considerarlo un merito. Dio non desidera gli stupidi. Quindi non lo considerare un merito. Non dire, ok, non l'ho fatto, è vero, però perlomeno avevo delle intenzioni nobili. Non so chi è, non so se è Manzoni che dice che di buona intenzione lastricata la strada dell'inferno. Ok, allora le intenzioni nobili non ci interessano, fallo oppure non farlo, ma non dirlo, oppure no, non lo fare, ma non dirlo neanche, non prendere neanche l'impegno. Questa è l'idea che esprime qui Rambam. Questa idea è un'idea che troviamo anche da altre parti, forse il punto in cui è espressa in maniera più netta e addirittura estrema quest'idea è in un passo del Talmud, nel trattato di Nedarim, proprio nel trattato dei voti, in cui dice questo: Detane Rav Dimmi Achva de Rav Safra, dice Rav Dimmi, suo fratello di Rav Safra. Kol hanoder, chiunque faccia un voto, afal pi sheu mekayemo, anche se lo mantiene, attenzione, qui è veramente un'idea estrema, anche se lo mantiene, Nikrachote, è considerato un peccatore, anche se lo mantiene. Perché? Ma su cosa ci si basa? Lui si basa proprio sul Pasuk che abbiamo letto prima di Kitezer. Cosa dice il Pasuk? Il Pasuk dice questo: Kitechdal Lindor, se tu ti astieni dal fare un voto, lo yebechachet, tu non avrai un peccato. Allora, qual è il ragionamento? Il ragionamento classico da Gemara è questo: A, lo chabalta, vuol dire che se invece non ti sei astenuto, fai un peccato. Okay. Questo è il ragionamento. Cioè, se ti astieni, non fai un peccato, vuol dire che se non ti astieni, fai un peccato. Ok, è l'esempio più estremo. Quindi anche il voto mantenuto teoricamente è un peccato. L'idea stessa di fare un voto è sbagliata. Questa è l'idea di Gardini. Non sono. Vorrei che fosse chiaro. Non tutti sono d'accordo. Però questa è l'idea estrema. Perché il voto sarebbe sbagliato? Perché
Perché l'idea di fare voti, secondo questa interpretazione, lo spiega Shimshon Refelius. E Shimshon Refelius lo spiega in questo modo. Dice che Shimshon Refelius parte da un esempio di voto che abbiamo nella Torah, che è quello di Yaakov Avinu, ma spiega che non è un voto di questo tipo, non è un voto come lo intendiamo noi. Cosa fa quello che fa un voto? Annoder, ma ti cazzmo me aveato bismanove e la ti do. Chi fa un voto stacca se stesso dalla situazione del presente e va verso il futuro, si rivolge verso il futuro. Come chayeva mazmo e si obbliga se stesso, bema she aya alav la asot bevoazman, per qualcosa che dovrà fare in futuro. Quindi prende un obbligo su se stesso per qualcosa che dovrà fare in futuro. Qua dice Ish. Ish dice questo. Attenzione, ci sono varie cose nella Torah. La Torah prevede una serie di cose. Ci sono cose che io ho il divieto di fare. Non posso fare una serie di cose, ci sono una serie, sono mitzvot lotase, okay? 365 mitzvot lotase, in cui è vietato farci. Ci sono poi 248 mitzvot ase, ci sono 248 mitzvot positive, in cui io devo fare qualcosa. Tutte queste cose non hanno bisogno di voti. Devo farle o non devo farle, non è che ho bisogno di un voto, io non devo fare il voto di mangiare kasher, devo mangiare, non devo fare il voto di osservare Shabbat, devo osservare Shabbat. E quindi non ho bisogno di voti per una cosa del genere, una cosa del genere non hai bisogno di nessun voto perché sono cose già stabilite. In cosa potresti fare voti? In cose non previste dalle mitzvot. In qualcosa che non è previsto da nessuno. Che ne so, la Torah mi vieta di mangiare un certo tipo di carne, io decido di non mangiare la carne. Okay, questo è un voto. Okay. Mi obbligo me stesso a non mangiare carne affatto, anche se la Torah non mi vieta di mangiare carne. La Torah non mi vieta di oppure allora, mi dice che lo Shabbat entra al tramonto poco prima, qualche minuto prima del tramonto, e io decido che lo Shabbat lo faccio entrare 2 ore prima del tramonto. Questo è un voto, ok? È un voto in qualcosa che la Torah, in cui la Torah non mi obbliga, e io aggiungo qualcosa. Allora, io ci dice: il voto è su cose che in realtà la Torah non, di cui la Torah non si occupa. Perché devi metterti a vietarti cose di cui la Torah non si occupa? Oppure a occupa? Se la Torah non se ne occupa, evidentemente perché non sono cose importanti. Se non se ne occupa, la Torah si occupa di tutto, si occupa di un mare di cose. Se non se ne occupa, forse perché non sono così importanti. Perché tu le rendi così, le rendi importanti? Posso fare un esempio di una cosa che non c'entra niente, ma carina. Un professore universitario, posso conoscere, si chiama Giovanni Levi, professore di Segna Venezia. Ho fatto una conferenza, ero presente. A un certo punto ha parlato dei ragazzi che sono professore di storia. Si presentano con progetti di tesi di laurea. E in genere il progetto di tesi di laurea è su un avvenimento storico minimo, su una cosa assolutamente particolare, un particolare di un particolare di un avvenimento storico. Questo c'è il progetto di tesi di laurea. E io gli chiedo: ma perché hai scelto questo argomento? E lui mi risponde: perché nessuno ne ha parlato. E io gli ho risposto: ma non ti è venuto il sospetto che nessuno ne ha parlato, forse perché non frega niente a nessuno?
Ok. Forse perché non è interessante, forse perché non è importante, non ne hanno parlato, perché avevano motivi per non parlarne, non perché sono ignoranti, ma perché non avevano interesse a parlarne. Questo è il sistema della televisione, deve fare sull'argomento non toccato. Ok, allora perché devi occuparti di cose che la Torah non tocca? Evidentemente se non le ha toccate è perché le ritiene poco importanti. Occupati delle cose importanti, occupa delle cose importanti. La Torah ti occupa di 200.000 cose e quindi hai tutto lo spazio per occuparti di cose importanti se ti occupi di Torah. Questa è l'idea di Hirsch. Quindi quella che viene fuori è un atteggiamento sostanzialmente negativo nei confronti di Hirsch. Hirsch dice: noi dobbiamo occuparci del presente. Noi non dobbiamo sognare il futuro, ci sono delle cose in cui noi dobbiamo impegnarci per il futuro, ma sono già previste. Sono già previste dalla Torah, sono previste. Okay. Devo impegnarmi nel futuro a educare i miei figli. Sì, è vero, è assolutamente importantissimo. Certo che è un impegno, ma c'è già. Non hai bisogno di fare un voto. Tu devi educare i tuoi figli, devi farlo, punto. Perché è un dovere tuo farlo. Fa parte dei doveri. Tu invece vuoi fare qualcosa che non rientra nei tuoi doveri, ma forse non è così importante. E il rischio è questo, che tu ti proietti nel futuro e ti stacchi dal presente. Il rischio del voto che vede Hirsch è questo. Io sono continuamente proiettato nel futuro, ma il rischio è che trascuri il presente, che trascuri le cose che devo fare qui e ora. Mi occupo dei grandi progetti per il futuro. C'era mio padre, Zichrono Livracha, che diceva che suo padre di Shabbat faceva progetti enormi, tutto quanto che poi non realizzava, però il Shabbat era il momento in cui non aveva niente da fare e cominciava a progettare cose da fare. Perché in quel momento posso dare libero sfogo alla mia fantasia e progettare. Però il rischio è quello che non mi occupo invece del presente. Questo è il rischio del voto secondo. Ok, questa è un'opinione sui voti. Questa opinione è un'opinione sostanzialmente negativa. Ripeto, credo che l'espressione più evidente da questo punto di vista è quel passo del Talmud, Masechet Nedarim, quando dice che addirittura c'è un peccato nel fare un voto anche se viene mantenuto, quello che dice Ravdimi, ed è quello che dice Hirsch sostanzialmente. Hirsch mentre Ramban, in realtà per Ramban il problema è il voto non mantenuto. C'è una differenza fra Hirsch e Ramban. Ramban il problema è il voto non mantenuto, lo sconsiglia perché non è mantenuto, però teoricamente il voto teoricamente secondo l'opinione di Ramban non c'è niente di male nel fare i voti a patto di mantenerli. Dopodiché c'è di male a fare i voti perché la gente dice cose senza pensarci. Questa è l'opinione di Ramban, che la gente dice cose. Questo è quel passo del Coelet molto negativo nei confronti dei voti, in realtà indica questo, indica il prendere impegni senza rendersi conto dell'impegno. Però se io invece prendo un impegno sapendo, consapevole, sapendo di prendere, non ci vede niente di male, anzi potrebbe essere addirittura qualcosa di Uno non può sapere se può mantenerlo o no. Lui prende il voto, 5 minuti dopo non fa in tempo che gli viene un colpo, un infarto. Quindi, cioè, in pratica impegna Dio a mantenerlo in vita finché, cioè, o chiede a Dio che lo tenga in vita finché sì, risolve il problema. è vero, ci sono motivazioni oggettive per cui non mantengo il voto. È vero, io non so qual è il mio futuro. Però questo tra l'altro Hirsch lo dice, e questo è uno dei motivi per cui secondo Hirsch è sbagliato fare il voto. Secondo Hirsch è sbagliato fare il voto proprio perché io non so cosa succederà. Nessuno di noi sa cosa succederà. Per questo motivo Hirsch dice che i voti sono sbagliati, secondo Hirsch, sia ben chiaro. Ma non è secondo Ramban. Però a volte il voto non lo servo non per quello. Io in realtà sono vivo e vegeto e posso teoricamente osservare il voto. Non ho preso un impegno che va al di là delle mie forze,
che mi riesce troppo difficile mantenere. Vi faccio un esempio di impegno. Allora, sapete che l'uso sefardita è quello che nella Ketubah si scriva una cifra che si darà alla moglie in caso di divorzio. Ok? C'è già una cifra, c'è già una cifra nella Ketubah, la Ketubah già prevede una cifra, però c'è l'uso che si faccia un quello che si chiama Tosefet Ketubah, cioè un'aggiunta alla Ketubah. E la cifra, ci sono vari modi di aggiungere questa cifra, in genere si aggiunge, so, qualche migliaia di euro, c'è cioè l'uso di aggiungere 18.000 euro come cifra in più in caso di... Un ebreo americano si è sposato con una signora, con una tizia, e ha messo come cifra 1 milione di dollari. Ok? Ha messo 1 milione di dollari. Dopo un mese hanno divorziato. Dopo un mese hanno divorziato. E questa ha detto: bene, a questo punto devi dare 1 milione di dollari. E questa ha detto: ma no, l'ho scritta così. Ho voluto fare il grande e l'ho scritta così. L'ha portata in tribunale. Quindi era tribunale civile, non il Bedin, l'ha portata in tribunale civile. E il tribunale civile ha detto che 1 milione di dollari doveva darlo. Doveva darlo, l'ha scritto e quindi doveva Io darlo. È un non contratto, sapevo, pensa tu. la Ketubah è un contratto. Quindi, pensa prima di scrivere, pensaci, questa è, non scrivere le cose semplicemente per dire, pensa prima di scrivere. Ok, questo era l'esempio divertente. Ora, quindi attenzione, qui abbiamo espresso un'idea sostanzialmente negativa sui voti, o sui voti, o sul voto perché non può essere, perché rischia di non essere mantenuto, oppure sul voto perché il voto, come dice Hirsch, mi stacca dal presente per proiettarmi in un futuro non chiaro, insomma, non evidente. Vuoi portarvi invece un'opinione completamente diversa. Ed è l'opinione che esprime Rav Sacks sui voti. Rav Sacks scrive una lunga sikhah sulla parasha di Matot, non su questa. La lunga sikhah sulla parasha di Matot dice che in realtà i voti sono estremamente importanti. Perché sono estremamente importanti? Lui fa tutto un lungo discorso su come si tiene in piedi una società. Come si tiene in piedi una società? Ci sono vari modi di tenere in piedi una società. Un modo di tenere in piedi la società, perché insomma, le persone non facciano del male alla società, è la paura. La paura della punizione. Allora, io non mi metto a danneggiare qualcuno, non prendo a schiaffi la gente per strada, perché non la prendo a schiaffi? Perché vado in galera. Ok? Quindi la paura della punizione è una delle cose che tiene in piedi una società. La deterrenza è quello che può tenere in piedi una società. Un'altra cosa che può tenere in piedi una società è il vantaggio che ne traggo. Allora, io in una società non rubo. Perché? Perché se io rubo, anche gli altri ruberanno, a quel punto qualcuno potrà rubare a me. Quindi avere una società in cui non si ruba, in cui si rispetta la proprietà privata, è un vantaggio anche per me, perché rispetteranno anche la mia di proprietà privata. Tutte queste due motivazioni di mettere in piedi la società funzionano fino a un certo punto. Perché fino a un certo punto? Uno, perché la paura della punizione funziona. Però una società basata sulla paura non è una bella società. Qualunque società basata sulla paura funziona male. La paura è qualcosa che corrompe e che rende una società non bella, ma anche l'idea che tutto è basato sul vantaggio personale rischia di creare una società di egoisti, in cui se la cosa è vantaggiosa per me bene, se non è vantaggiosa per me male, se non è vantaggiosa per me a questo punto non lo faccio. Quindi io vedo il rischio che se baso la società
sui vantaggi. È vero, funziona, però in realtà crea una società in cui l'altruismo non c'è, in cui c'è soltanto ciò che per me è vantaggioso. Qual è un altro modo di tenere in piedi una società? Un altro modo di tenere in piedi una società sono gli impegni reciproci. Gli impegni reciproci che ognuno prende verso gli altri. È quello che nella tradizione ebraica si chiama patto, si chiama brit. Il brit è il brit per eccellenza, è il brit con Dio, è il brit con Kadosh Baruch Hu. Però anche il patto fra uomini. Anche fra uomini esistono dei patti. Su cosa sono basati questi patti? Sono basati sul fatto che io prendo degli impegni verso gli altri e gli altri prendono degli impegni verso di me. E io mantengo questi impegni come gli altri mantengono gli impegni verso di me. Questa società è una società basata sulla fiducia, in realtà, sulla fiducia che io manterrò i miei impegni e che gli altri manterranno gli impegni verso di me. Cosa è basata questa società? Voti. Su un voto, in realtà, è basata su un impegno che io sto prendendo per il futuro e sugli impegni che altri prenderanno verso, per il futuro. Questa, una società, è basata sugli impegni presi, sulle promesse fatte. Bene, secondo Rav Sacks, questo è un modello di società, secondo Rav Sacks, questo è il modello di società dell'ebraismo. La società dell'ebraismo non è una società basata sulla paura. Non è una società basata sul vantaggio personale, perché l'ebraismo mi chiede di fare una quantità di cose che non sono un vantaggio per me. È una società basata, è quello che si chiama società del Berit, società basata sul patto. In questo caso, i voti servono a creare una società. In realtà il voto reciproco, gli impegni reciproci creano una società. La Sacks fa un discorso anche sul perché sono così importanti i voti. Dice questo: qual è la differenza fra uomini e animali? Normalmente noi diciamo che la differenza fra uomini e animali è che gli uomini parlano la parola. Tanto che gli uomini abbiano la parola, gli animali non hanno la parola. Però in realtà non è esattamente così. Perché anche gli animali parlano. Ci sono provate forme di comunicazione fra animali. Sicuramente questa cosa è presente negli animali più vicini all'uomo, come il scimpanzé, ma è presente anche negli animali lontanissimi dall'uomo. Le api comunicano fra loro. Sono delle forme di comunicazione. E non è vero che la parola è esclusiva dell'uomo, la parola come comunicazione. Però esistono vari tipi di parola. Esiste una parola che serve a descrivere una situazione. Io parlo e io sto descrivendo che qui c'è un tavolo, che qui ci sono delle sedie, che c'è un divano, che c'è un quadro. Io descrivo questa stanza. Questa è una parola. La parola è soltanto descrittiva, in realtà la parola ci dice che cosa c'è. Poi esiste per un altro tipo di parola, una parola in cui io prendo degli impegni per il futuro. Quando io prendo degli impegni per il futuro sto creando qualcosa, sto creando qualcosa. Nel momento in cui io prendo degli impegni, nel momento in cui descrivo quello che c'è, non creo niente. Però nel momento in cui io prendo degli impegni per il futuro, in quel momento sto creando qualcosa. Rav Sacks dice, in realtà il voto crea qualcosa, può creare addirittura una società, può creare il patto. Attraverso le parole noi possiamo creare. Come sapete, Dio ha creato il mondo attraverso la parola e anche noi in qualche modo attraverso le parole creiamo. I voti servirebbero a questo, a creare. Ora, come vedete, è un'idea completamente diversa da quella di Hirsch, sicuramente completamente diversa da quella di Hirsch. Hirsch ci dice: fermatevi sul presente. Al futuro ci pensano le mitzvot.
mitzvot prefigurano un futuro. Nel momento in cui mi dicono di educare i figli, stanno prefigurando un futuro. Al futuro ci pensano le mitzvot. Sacks dice: no, non è esattamente così, perché noi, attraverso prendendo degli impegni, stiamo creando il futuro. Una società si basa su questo, si basa sul fatto che persone diverse prendono degli impegni per il futuro. E quindi il voto può essere qualcosa di creativo, certo, a patto che il voto lo mantenga, certo. Ovviamente a patto che il voto lo mantenga. E Sacks dice: è talmente importante il voto che noi cominciamo il giorno più importante dell'anno ebraico, il giorno più importante dell'anno ebraico, che è il giorno di Kippur, lo cominciamo col Kol Nidre, che è una formula di annullamento dei voti. Attenzione, è annullamento dei voti, però vuol dire che i voti sono estremamente importanti. Se ho bisogno di quella cerimonia in Kippur, vuol dire che i voti sono estremamente importanti. Quindi Sacks in qualche modo accetta l'idea di Ramban, per cui, secondo cui i voti e gli impegni che prendo per il futuro sono ovviamente impegnativi. E devo stare molto attento a quel che dico, perché quel che dico è estremamente importante, talmente importante da poter creare un mondo, però nello stesso tempo ritiene i voti estremamente positivi, perché in realtà è la nostra capacità di creare il futuro. Volevo finire con due interpretazioni sulla parasha di Matot. Vabbè, c'è un grande creatore di storie, il Magid Miduvno, che lo spiega in questo modo, questa storia di chi può fare i voti. Lo spiega in questo modo, racconta questa storia. Sono due persone, due vicini di casa. Uno di questi vicini di casa fa come mestiere il taglialegna, l'altro vicino di casa fa il ladro. Ladro. Ruba. Il taglialegna ha delle figlie e progressivamente sposa le figlie. E a ognuna di queste figlie gli dà una sua piccola dote per il matrimonio. Il ladro invece questa dote non riesce a metterla da parte. E va dal suo vicino taglialegna e dice: ma senti, tu sei povero. È un mestiere da poveraccio, insomma, perché riesce a dare la dote a tutte le tue figlie? E lui gli dice: guarda, io ho una cassetta chiusa, ho una cassetta chiusa, ogni giorno ci metto qualcosina. Questo, a un certo punto, questi soldi si accumulano e con questi soldi riesco a dare la piccola dote alle mie figlie. Perché lo fai tu anche tu così? Prenditi una cassetta chiusa e mettici i soldi. E lui dice: a me dici metti i soldi nella cassetta chiusa? Per me le cassette chiuse non esistono. Io sono specializzato nell'aprire le cassette. E quindi come faccio a metterli in una cassetta chiusa? Non ci riuscirò mai, perché la prima cosa che faccio è aprirla. E quindi non succederà mai che io riesca a mettere da parte, perché io le cassette le apro. Credo che sia un esempio geniale, geniale, geniale. Ma di Bruno ne tira fuori centinaia di queste cose qui. Ok, quindi per fare un voto in realtà io devo essere uno che ha la buona possibilità di osservarlo questo voto. Se invece sono il ladro che apre le cassette, se sono già con la mentalità di scassinare le cassette, un voto non lo posso fare. Non sono credibile non verso gli altri, ma verso me stesso. Non sono credibile verso me stesso nell'osservarlo. Quindi il voto lo può fare soltanto una persona che è credibile verso se stessa, in qualche modo. E quindi soltanto una persona che è di un certo livello spirituale.
persona invece di livello spirituale basso non lo può fare perché in realtà scassinerà la cassetta. Questa è l'idea. Un'idea totalmente diversa, molto hassidica, esprimerebbe dei Lubavitch. E dice questo, dice secondo che invece è esattamente il contrario. Le persone di alto livello spirituale non devono fare voti, soltanto le persone di basso livello spirituale devono fare voti. Perché? Qual è l'idea? L'idea è che il voto serve a pormi dei limiti. Voto serve a pormi dei limiti. Serve a, che so, a vietarmi delle cose che sono teoricamente permesse. Serve a dirmi, che ne so, di far entrare Shabbat mezz'ora prima o cose di questo genere. I voti servono a mettermi dei limiti. La persona di alto livello spirituale non ha bisogno di limiti. Non ha bisogno di porsi dei limiti. Anzi, ha bisogno bisogno di usare, questa è un'idea tipicamente hassidica, di usare tutto ciò che c'è nel mondo per tirar fuori da tutto ciò che c'è nel mondo la presenza di Dio. Non ho bisogno di, che ne so, di dire non mangio carne. No, devo mangiare carne perché devo tentare di tirar fuori dalla carne le scintille di santità che sono presenti nella carne. Chi ha bisogno di limiti? Chi ha un livello spirituale più basso. Chi ha un livello spirituale più basso ha bisogno di limiti, ha bisogno di limitarsi per non arrivare a fare qualcosa di sbagliato. E quindi è proprio il livello spirituale più basso che deve fare i voti, piuttosto che... Il Rebbe Lubavitch fa degli esempi presi dalla storia ebraica. Quando è che sono aumentati i limiti? Quando è che nella tradizione ebraica sono aumentati i limiti, i Gedarim per esempio, le cose che sono state vietate in più? Quando, dopo la distruzione del Beit HaMikdash, quando ci si è allontanati, ci si è abbassati da un punto di vista spirituale, a questo punto c'è stato più bisogno di limiti. Quindi è l'esatto contrario. Si parla in questa parasha dei capi tribù, perché i capi tribù sono quelli che non hanno bisogno di fare i voti, mentre gli altri hanno bisogno. Zeo. Sì, grazie. 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 Ciao ragazzi. Grazie mille. Ciao a Arrivederci. tutti. Ciao a tutti. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao a tutti. C'è Arrivederci. Ciao ancora Maurizio. la sorella Grazie. Rita, c'è Marisa ancora. non l'abbiamo vista. Io invece volevo Marisa c'è? scusarmi. No, Marisa non c'è. Penso che sia... Marisa Niente, aveva una roba per... c'è l'anniversario della moglie del Rebbe. Sì, c'era qualcosa del genere. Ah. E invece... Quindi niente torta, niente torta. C'è la torta di Ah, Sandra, c'è. ho capito. Disprezzi la torta di Sandra? No, io no. Guarda, attento a quel che dici, è pericoloso, stai attento. Ah, è vero. Che Allora, buona la torta, c'è Sandra. la sorella di Nanette e di Regina che si chiama Henriette, detta Rita. Ori. Henriette, Ciao, buonasera. Henriette. Ciao a Grazie. tutti. Buonasera. Arrivederci. Ciao, Buonasera, arrivederci, grazie. grazie. Ciao a Grazie. tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Mauri. Ciao Sally. Ciao.